Signor Sindaco, buonasera. Questa scena dei Mangini è uno dei luoghi più bellissimi del Trullo. Uno dei luoghi più magici della città, e poi chi svolge questo ruolo per la contrada è il luogo dove si intrecciano strategie, trame, rapporti, guerre anche ovviamente simulate, e quindi ha un fascino particolare. Come dico, il palio è amore e guerra. Per forza, il palio è così. È amore e rivalità, diciamo, eh? Una sana rivalità, come è giusto che sia, perché l'uniformità non fa parte del carattere dei senesi. Ognuno ha una sua individualità, ogni contrada la sua, e giustamente protegge i propri colori e le proprie tradizioni. Siamo arrivati alla fine dell'estate, un'estate triste sotto tutti i punti di vista. Sì, ma come dico spesso, non bisogna mai sprecare una crisi. Io credo che l'anno prossimo, se le cose vanno a posto, sarà un'annata di contrade, di palio, di tradizione davvero straordinaria. Una rifioritura che davvero la città merita anche per come ha reagito al Covid. Una città che ha reagito bene, perché le paure che c'erano, tutto sommato, sono invece risultate poi, Siena è stata una città vissuta. Sì, vissuta con grande, devo dire che tutti i cittadini con grande senso civico hanno risposto con responsabilità e anche con grande solidarietà a quelle erano le necessità della città e della popolazione. Quindi ci sarebbero il grande dispiacere, che penso sia di tutti, ma anche mio, è quello di non aver potuto dare il regalo del palio a persone che si sono comportate così. Tanti turisti. Senta, parlando un attimo, ormai ci siamo. Per l'anno prossimo, se si comincia prima, tutti domandano, hanno paura per i cavalli, anche se i cavalli sono per sempre il più problema, perché ce l'hanno in mano le persone Ma che si se ne preparano nel modo parlava, giusto. guardi, se ne parlava proprio con l'ufficio palio per capire se, come dire, ci sia la necessità un pochino di anticipare un po' la stagione anche per riacclimatarsi sempre con una certa velocità. Ora vediamo un po' quello che possiamo fare. Intanto sarà importante capire se sostanzialmente ci sarà una ricreatura completa, diciamo, della primavera dell'anno prossimo, se davvero riescono a trovare questi antivirali. Quindi io non voglio nemmeno pensare all'eventualità che di passare un'altra estate come quella che abbiamo passato. Questo voglio essere molto chiaro. Riguardo all'anticipo, vediamo un po', forse un aperitivo, diciamo, un po' in anticipato, forse non sarebbe male, ma è tutto da decidere. Grazie. Grazie.